Ciao a tutti, mi trovo lungo la via Polense e a un certo punto andando in direzione Poli, in direzione Gallicano nel Lazio, lì c'è l'indicazione Poli Gallicano nel Lazio, si arriva a questo bivio per Casape e San Gregorio da Sassola. Andando lì a sinistra si entra nella forra di San Vittorino, a Monte di San Vittorino, e lì c'è il fosso dell'acqua Raminga. Quella è la via Faustiniana che ho preso in direzione Casape. A un certo punto si gira in questa stradina dove c'è il segnale fabbrica fuochi d'artificio. Invece dalla parte opposta, dietro di me, si va agli acquedotti romani Anio Vetus e Ponte San Pietro. Di qua si scende nel fosso, lo si incrocia, si passa sopra un ponticello, si incrocia il fosso a un paio di centinaia di metri da qua. Macchina si può lasciare proprio in corrispondenza del cartello fabbrica fuochi d'artificio, c'è un piccolo spiazzo, si torna un attimino indietro fino a incrociare il fosso. Ecco qui il fosso, di là si va in direzione di San Vittorino, qui invece si va a monte, la zona dove c'è il ponte di Sant'Antonio, quindi si prende a sinistra e si entra nella forra. Di qua, di là si va verso la Faustiniana, la strada che porta sulla Polense, quella che ho preso prima per venire qui, e qua si scende sulle rive del fosso. Si incontra subito una cascatella e poi in corrispondenza della seconda cascatella si può guadare il fiume ed entrare in quel terreno. Si potrebbe anche continuare il guado direttamente da qui, però per risparmiarsi qualche centinaio di metri di guado di acqua trekking si può scavallare il fiume camminando in quel prato libero accanto al fiume. In teoria un bagnetto si potrebbe fare già qui accanto alla strada perché c'è questa pozza che ho già provato abbastanza profonda, poi c'è l'acqua bella gelida nonostante il caldo, però a me piace risalirlo questo fosso perché questi vasconi calcarei che vedete man mano che si risale il fosso diventano sempre più grandi e ci sono delle piscine naturali belle grandi, profonde. Una cosa spettacolare. Qui si può effettuare un facile guado. Uscirsene su questo terreno, non so se sia un terreno privato, comunque è un prato libero, non vedo niente di coltivato, quindi non penso che romperò le scatole a qualcuno. E niente, si va di qua costeggiando il fiume fino ad arrivare ad un antico mulino. Ecco, qui si arriva a questa antica fabbrica alimentare, mulino, non so esattamente cosa fosse. Si rientra nella forra laggiù. Stabilimento per la macinazione delle olive e farine di Gregorio Manni 1899. Ecco qua. Ci si intrufola di nuovo nella forra, ci si inforra. Ecco, infatti, occhio ai rovi. Aio. Ok. E qua si inizia l'acqua trekking, quindi io mi metto in costume, mi lascio le scarpe. Lo zaino tocca tenerlo alzato perché sennò mi si bagna portafogli e chiavi della macchina. Ok, io vado avanti. Tanto le riprese l'ho già fatte l'altra volta, però ecco, oggi il mio scopo non era tanto l'acqua trekking quanto andare a fare un bagno, perché le piscine naturali che ho visto l'altra volta, solo a livello di escursionismo, erano veramente invitanti per fare un bagno. E siccome io non sono un amante dei bagni fatti dove c'è mare di gente, infatti. Se avete visto il mio canale, c'ho anche dei video di bagni invernali al lago di Bracciano perché mi piace
e fare il bagno quando non c'è nessuno, laddove non c'è anima viva. E questo è un posto incredibile che sta ancora nel comune di Roma, comunque sta al confine tra il comune di Roma e credo San Gregorio da Sassola, non so esattamente, però se non è comune di Roma sarà proprio tipo 2 minuti di macchina al di fuori. Sono sceso lì dove c'è il mulino e qui già ci sarebbe una possibilità di scavallare il fosso entrando qui, ecco perché mi sono lasciato le scarpe, sennò dentro al fiume tutta sabbia si potrebbe pure camminare senza scarpe. Però qui è più facile. Guardate che forra meravigliosa. Ci dovrebbe essere un modo, andando di là, di risalire alla torre dell'Acqua Raminga, una torre medievale situata vicino al ponte di Sant'Antonio, che poi è un ponte che scavalca questo fosso. Ecco, di qua si riscende nel fiume in corrispondenza di una meravigliosa pozza con un laghetto bello profondo. Qui già il paesaggio si fa suggestivo. Andando sempre più su, risalendo il fiume sempre più su, questi vasconi diventano sempre più larghi e più profondi e le cascate sempre più alte. Si arriva a un certo punto dove c'è una gradinata spettacolare. Con questo caldo niente di meglio che un bellissimo acqua trekking. Qui l'acqua è bella fredda, fuori fa un caldo allucinante e io sto in questa pozza di acqua gelida, sembra quasi di fare il bagno invernale. Qui lo stivale serve poco, che in alcuni punti l'acqua supera abbondantemente un metro e mezzo, non in questo punto ma più avanti. A tratti ci sono le sabbie mobili, quindi avanzare può essere scivoloso e a volte ci si impantana, infatti sono già scivolato, eccomi qua. Più avanti, l'altra volta c'era una fratta caduta che mi toccherà risuperare. Questa è una delle fratte da superare, ce ne stanno svariate, però in qualche modo passandoci sotto si fa. Superando questa fratta caduta adesso c'è un frattone più grosso che è un po' più complicato da superare. Qui comunque parecchi rami sono secchi quindi si staccano facilmente, ci si può fare strada spezzandoli. Lì tocca passarci sotto. Superata la fratta. Qui, se non ricordo male, c'è un altro punto dove si può camminare parallelamente al fiume e risparmiarsi qualche metro di guado, facendo sempre attenzione alle sabbie mobili. Diciamo che il problema dell'acqua trekking in costume è quando si cammina parallelamente al fiume in mezzo ai rovi. Se non sbaglio, questa dovrebbe essere la gola laterale dove c'è una cascata fossile che si vede dal sentiero che va alla torre dell'Acqua Raminga. Dovrebbe essere questa. Io ho provato a scendere nella forra dalla torre, ma c'era un dislivello pazzesco, a strapiombo sulla forra, quindi non era una cosa fattibile.
Vabbè, di qua si prosegue il guado, quindi mi risparmio qualche metro tra tronchi caduti e massi vari. Si prosegue in un ambiente sempre più lussureggiante, un costume da bagno in mezzo ai rovi, che bello. Alcuni fanno gli acqua trekking completamente vestiti, tipo il mio amico David Pelei, che c'ha un bellissimo canale su YouTube, si è fatto l'acqua trekking del rio Petescia e lui se l'è fatto vestito, con tutti i vestiti addosso, i pantaloni, la maglietta. Si può anche fare così, perché comunque ci sono i punti dove bisogna fare come sto facendo adesso, camminare al lato del fiume in mezzo ai rovi, certo col costume un attimino scomodo, cioè si pungica più che altro. Guardate che ambiente lussureggiante dentro le forre, sempre un piacere venire dentro le forre, che ricordiamo non stanno solo nell'Alto Lazio ma anche a est di Roma, come appunto le zone di San Vittorino, intorno a San Vittorino. E qui si torna nel fiume. Manca tanto alla meta la cascata terminale, solo che si prosegue molto a rilento. C'è un altro passaggio un po' critico dove bisogna passare in mezzo a sti rami caduti, però sono rami secchi, quindi volendo si possono pure, ci vengono via facilmente. A dire la verità è venuto giù qualcosa in più rispetto all'altra volta che ci sono venuto, eh? C'è qualche ramo caduto in più, forse per l'acquazzone che ha fatto l'altro giorno. Mi raccomando, non lo dite a chi me conosce, sennò mi prendono per pazzo. Guardate dove mi sono andato a avventurare. Guardate anche qua che bella pozzetta profonda, che ambiente suggestivo. Qui conviene mettere pure il telefono nello zaino e portare lo zaino sopra la testa, perché qui cominciano le pozze belle profonde. Bene, quindi dopo un guado di più o meno 500 metri sono arrivato all'inizio di quello che è il punto terminale dove questi vasconi cominciano a diventare sempre più tipo una gradinata e le piscine naturali diventano sempre più grandi. Vedete qua già c'è una piscina abbastanza grande sotto la cascatella. Adesso si comincia a salire. Siamo arrivati alla cascata terminale, guardate che mega piscina naturale che c'è qui, ma quante ce ne sta, quante altre ce ne stanno, belle profonde, tutta una serie di vasche naturali,
c'è l'imbarazzo della scelta, sembra tipo le terme di Saturnia, solo che questa è acqua fredda, acqua di forra. Guardate che forra selvaggia. E io mi faccio il bagno qui. Altro che il mare. Questo è un bagno di quelli veramente gagliardi, acqua gelida in pieno luglio, con temperature vicine ai 40 gradi. Io sto tremando dal freddo qua dentro, anche se io sono uno che fa il bagno pure d'inverno. Io mi sono fatto questo bagno super rinfrescante in questa piscina naturale, ho appoggiato lo zaino là e sto in cima a questa serie di cascatelle e pozze naturali, fantastico. Bene ragazzi, io dal fosso dell'acqua Raminga vi saluto e vi auguro buone escursioni, veniteci qui perché merita veramente. Ciao ciao a tutti!